Beh, per me è una grande emozione. Adesso la prima cosa che vado a fare è a vedere il quadro sulla congiura di Catilina. Io sono un grande appassionato. Io sono un grande appassionato di storia romana antica. Quindi per me, no, no, perché voglio fare una congiura. Per cui per me, insomma, essere in Senato è una cosa che è proprio, posso dire, un grande retaggio, no? Perché da qui nasce il concetto stesso di Repubblica. Cosa si aspetta da questa legislatura? Non lo so, è molto aperta la situazione, bisogna vedere come funzionerà il governo, cosa succederà dell'opposizione, credo che siano tutte cose ancora da definire. Quello che so è come faremo noi opposizione. Come abbiamo già iniziato con la proposta sul dimezzamento delle bollette, con tanto di coperture e infrastrutture da fare, cioè facendo un'opposizione costruttiva. Se però la Meloni, come ha detto da Vox, vuole trasformare l'Italia nella Polonia, allora la nostra opposizione non sarà più costruttiva, ma sarà un'opposizione durissima anche nelle piazze. Senatore, perché il Senato della Repubblica? Il Senato della Repubblica è, come posso dire, per me dal 509 avanti Cristo in poi, cioè quando sono stati cacciati i Tarquini, è diventato il punto di riferimento dell'idea di Repubblica. E lo è stata nel corso degli anni, fino al 27 avanti Cristo con Augusto, è stato il momento più alto della, io posso dire, della civiltà umana per quanto mi concerne. E da questo punto di vista per me è una grandissima emozione, cercherò di onorare. Mi fa molta impressione quando mi chiamano senatore, penso a Cicerone, a Appio Claudio Ceco che avete qui in un altro dipinto. Insomma, per me è una cosa che tocca anche quello che io sento come il mio retaggio. Senatore, che ruolo vi taglierete lei e Renzi in questo nuovo partito? Immagino anche che adesso ci saranno gli incarichi di capigruppo. Lavoreremo come abbiamo fatto fino adesso e continueremo con il percorso che abbiamo fatto, lo stesso simbolo, lo stesso logo, la stessa struttura, e poi daremo vita con calma, perché adesso la cosa importante è appunto vedere come parte il governo, ha un partito unico che sarà pronto sicuramente per le prossime europee, liberal democratico, che accoglierà nelle sue file persone che vengono dal mondo riformista, popolare e liberale, cosa di cui l'Italia ha bisogno, cioè un partito del pragmatismo e del buon governo, che è una cosa di cui non parliamo più. E per essere sempre ancorati al nostro passato, ricordo che la parola politica vuol dire arte di governo innanzitutto. Non è scontro ideologico, rumore o proclami o retorica, è questo.